Questa sera con Michela Crivellaro possiamo essere ascoltati qui da Radiogamma 5 in streaming, dal sito www.radiogamma5.it, attraverso, sappiamo, i 94 MHz, ma anche la diretta Facebook, Michela, dal tuo sito. Direttamente dalla mia pagina Michela Crivellaro Coaching e Formazione, ma anche in Instagram nella mia pagina Michela Crivellaro. Perfetto, e allora abbiamo una serie di social, siamo molto sociali questa sera. Assolutamente, interattivi. Bene, bene. Il tema di questa sera, ritorno in quello che è, ritorniamo appunto dal titolo Libertà e Stato di Coscienza. Prima di tutto però, prendo in mano il tuo libro, dove c'è la tua bellissima presentazione. Io ricordo che Michela Crivellaro è stata qui e ha portato appunto, ci ha presentato il suo libro Io sono amore, il richiamo a scoprire chi sei. Scopri il senso dei tuoi vissuti e amerai la tua storia. Un libro che abbiamo presentato circa probabilmente 7-8 mesi fa, era da poco uscito e può essere appunto riascoltato anche questo in podcast. Michela Crivellaro è nata a Padova, dove vive tuttora. Dopo aver trascorso molti anni in grandi organizzazioni aziendali, fa esperienza del divino dentro di sé. Grazie all'incontro con maestri spirituali di diverse tradizioni, e lascia la carriera per occuparsi di formazione, ricerca spirituale, motivazione ed evoluzione personale. Il suo spirito altruistico è al servizio per chiunque desideri accrescere la qualità della propria vita per essere felice, sviluppare il proprio pieno potenziale e realizzare la più autentica espressione del sé. Specializzata in genealogia, decodifica biologica e dinamiche di relazione, basa il suo messaggio sulla coscienza non duale. Tiene conferenze e seminari in tutta Italia e in altri paesi europei, oltre che online. Ricordo inoltre che da quest'anno, quindi dal 2021, ha anche creato un'accademia per coach chiamata B1, dove appunto sono appena da pochi mesi partiti anche i corsi, Michela, in questo senso. Però non c'è problema perché mi diceva che le adesioni sono molte, per cui verranno riproposte da settembre, mi Da dicevi? settembre per poi iniziare con il programma da dicembre del Benissimo, 2021. quindi possono già iniziare eventualmente contattarti anche sulla tua Certo. pagina Facebook, coloro che insomma volessero in questo senso iniziare un percorso di coach che può essere personale, ma poi fondamentalmente anche di sbocco per la propria professione. Torniamo invece a quello che è il tema di questa sera, un tema molto caro, soprattutto ormai in questi anni. E noi l'analizzeremo questa sera non sotto un aspetto giuridico, seppure mi preme anche dare un risvolto che è sicuramente importante perché è di riconoscimento profondo della nostra Costituzione. La libertà. Libertà sancita dalla nostra Costituzione attraverso appunto l'articolo 13 che definisce la libertà personale è inviolabile, non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione, perquisizione personale né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria. Ma prima ancora, di 10 dicembre del 48, c'è una dichiarazione che è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Infatti veniva adottata questa dichiarazione attraverso quello che è stato in memoria di quelle che sono state le devastazioni della Seconda Guerra Mondiale, e per cui l'articolo 1, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dice proprio che siamo tutti liberi ed uguali. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. E credo che sia anche molto spirituale come articolo questo, io lo trovo veramente, decisamente spirituale. E un'immagine invece che è quella del nostro impero romano. Che mi va di prendere in considerazione, di tenere, come dire, come punto di riferimento di quella che è stata la nostra cultura storica. I romani davano alla dea, avevano questa dea, la dea della libertà, che si chiamava Libertas, e avevano addirittura innalzato due templi, e uno era nel Foro e l'altro nell'Aventino. La dea veniva raffigurata come una donna, spesso anche vestita di bianco,
che aveva in una mano uno scettro, nell'altra aveva il berretto frigio, che è il berretto che è tipico, che si vede spesso nelle statue con questo cappuccio che è un po' ripiegato. In basso aveva un gatto, ecco il gatto, simbolo di libertà vicino alla donna. Questa immagine, che è un'immagine fiera, importante, tra l'altro viene anche poi rappresentata in quelle che sono le monete che girano all'interno dell'impero romano. Partendo quindi da questa immagine fiera e del gatto come animale profondo che ci accompagna in questa nostra visione della libertà, e quello che poi è l'articolo 1, appunto, appena citato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che trovo veramente spirituale, perché parte da un'idea di libertà e comunque un'idea di fratellanza. Io, Michela, ho invitato qui Michela proprio per parlare invece, appunto, comunque in questa in veste nuova, quella che può essere la libertà come in fondamentale di crescita personale, perché io credo che sia importante andare a chiarire questo aspetto. Grazie Laura per questa prefazione interessantissima anche per quanto riguarda questo accenno all'epoca romana. Effettivamente la libertà rappresenta un tema importantissimo nel nostro vissuto personale e collettivo, in particolar modo se consideriamo questa transizione che ci sta mettendo al cospetto di una prova molto forte nell'ambito di quelle che possono essere limitazioni apparentemente esterne che poi ci conducono a ricercare sempre di più un'espansione che vada al di là di quelli che possono essere appunto i condizionamenti esterni. Personalmente devo dire che nella mia vita la libertà è sempre stato un tema focale. Allora, se io vado un po' indietro nel tempo e quindi ero comunque quell'adolescente un po' ribelle che in qualche modo cercava la via della libertà attraverso la lotta e la liberazione. Quindi era anche un modo molto frustrante di vivere questa mancanza di libertà, perché ero comunque una ricercatrice e provenivo comunque da una realtà di piccolo paese di provincia, dove questa grande espansione mentale ancora non era sviluppata, diciamo. Quindi mi sentivo un po' in queste gabbie un po' strette. Poi è diventato un motivo aspirazionale, quindi comunque aspiravo a trovare una fonte di libertà superiore, di espansione superiore, e da lì partì anche la mia ricerca in età giovanissima di ritrovare nuove risposte, nuove chiavi e nuovi segreti che mi rivelassero quel qualcosa in più nel cospetto proprio di questa sensazione che volevo vivere. Oggi è diventato il tema della mia realizzazione, nel senso che per la libertà ho compiuto anche scelte molto forti, scelte che mi hanno portato a un cambiamento e di dimensione professionale. Ovviamente stiamo parlando di anni or sono, Certo. rappresento una di quelle persone che ha lasciato tutto per ovviamente assecondare. Insicuro per l'incerto, no? Come Sì. si direbbe Quella che adesso. era apparentemente una forma di sicurezza, legata appunto a questo lavoro di stip con stipendio fisso, eccetera, per abbracciare quella che era l'inclinazione della mia anima. Quindi sicuramente è diventata una realizzazione nelle piccole grandi tappe. E oggi sono un po' una traghettatrice, così mi sento, perché aiuto le persone proprio a questa trasformazione, a ritrovare la libertà al di là dei condizionamenti, dei limiti e di quelle che sono le imposizioni, ma soprattutto quello che rappresenta poi una, come posso dire, una restrizione al proprio campo di verità. Quindi aiuto le persone a ritrovare nella propria vita una dimensione di apertura, di verità, di bellezza, di armonia. Che cos'è quindi la libertà? È proprio questo, il poter navigare nella propria interiorità, liberi da vincoli e naturalmente da condizionamenti, in primis dai sensi di colpa, giudizi, eccetera. Quindi mi ritrovo spesso a dover restituire, ed è questo il compito anche di questa serata, nonché l'intento, cercare di compiere un viaggio autentico verso una dimensione in cui ritroviamo la nostra sovranità, una sovranità interiore, un nostro potere personale che poi ci fa percepire quello stato ampliato di verità e dunque di libertà. Quindi questa serata vuole essere
un viaggio per far sì che ognuno di noi ritrovi la libertà dal lamento, piuttosto che possa sciogliere la rabbia, possa uscire dalla confusione, chiarirsi in una direzione molto evidente, molto autentica, e soprattutto liberarsi dai condizionamenti. Quindi voglio andare un po' al di là della soglia del noto, del conosciuto, di quello che vediamo, di quello che ci illudiamo forse di percepire o vedere, per andare proprio in questa nostra profondità che ci appartiene, ne abbiamo il diritto, quindi tutti vogliamo un po' di chiarezza in più. E la conoscenza, la consapevolezza ci dà proprio questo spazio di apertura, cara Laura. Allora io ricordo che per intervenire in diretta, questo, o meglio, attraverso gli SMS, per cui c'è possibilità di fare inviare dei messaggi, e questo è il numero, è il 334-710-2672. Quindi poi, in base un po' a come si sviluppa la conversazione, i nostri radioascoltatori possono fare dei messaggi con delle domande, possono eventualmente porci anche delle loro questioni, e eventualmente noi abbiamo anche i numeri che dalle ore 21 circa aprirò le linee. I numeri sono ben due, perché appunto, essendo l'ospite in diretta, abbiamo la possibilità di avere due numeri sulle quali possiamo appunto ricevere le vostre telefonate e rispondere eventualmente a delle vostre domande. I numeri sono 049-700-700 oppure 049-700-838, però ricordo questo dopo le 21. Allora Michela, a questo punto quindi sarà un viaggio alla scoperta della libertà in senso profondo, inteso come la capacità di percepire dove riusciamo a creare questa libertà, questo spazio profondo di bellezza che va ricercato dentro di noi, perché ognuno ha la sua dimensione di bellezza, ognuno ha la sua dimensione di rendersi felice, dico io. E quindi è una scoperta di perché appunto, come hai detto poc'anzi, le problematiche stanno proprio all'interno di rabbie, credenze limitanti, vincolanti, avventure che abbiamo avuto nel passato, ma che ci hanno comunque costretto, ci hanno limitato, ci fanno credere quanto noi magari non riusciamo, non possiamo, ed è tutto un limitarci continuamente in questo senso. Come facciamo ad uscire da questi condizionamenti, da queste idee? Certo, innanzitutto occorre capire come ci siamo entrati. Consideriamo per esempio questa annata, un'annata molto particolare sotto il profilo umano, sotto il profilo collettivo, economico. Però se pensiamo, non è altro che una ripetizione. Andiamo nel 1300, nel Medioevo, e ricordiamo le grandi pestilenze. E i nostri avi hanno superato con resilienza delle fasi molto molto delicate, ritrovando le risorse adatte per poter trovare quelli che sono i valori, i paradigmi, la potenza interiore che ha permesso poi questa evoluzione nonostante le prove. Quindi oggi ci ritroviamo a ripetere una memoria già presente nella storia del collettivo, che poi nelle nostre quotidianità incombe nel senso di limitazione. Quindi proviamo a pensare quello che abbiamo vissuto, e magari chi ci ascolta può anche partecipare, potete scrivere anche voi nei commenti come avete vissuto questo anno e mezzo da un punto di vista appunto della libertà e delle limitazioni. Però io condivido ogni giorno le storie con le persone, ovviamente tra consulenze e corsi di formazione, e mi riportano per esempio il grande stress delle mamme che hanno dovuto rivedere la propria organizzazione interna con i figli, con la DAD, quindi l'educazione a casa, piuttosto che imprenditori o liberi professionisti che si trovavano limitati nell'espressione della propria attività, del proprio business. Andiamo anche, non so, ai teenager, i ragazzi, molte volte chiusi nelle stanze di casa, chattando con gli amici, ma nell'impossibilità di vivere liberamente lo sport, l'aggregazione, eccetera. Potrei fare tantissimi di questi esempi per far capire quello che è accaduto in questa annata, un anno e mezzo. Io stessa mi sono trovata prima
andavo sempre in giro per l'Italia e non solo, anche all'estero per le mie formazioni, mi sono trovata a dover digitalizzare, trasformare la mia attività e soprattutto a guardare costantemente una telecamera, per poi di fatto chi ha portato in digitale ha perso quello che è l'incontro di sguardi umani per poi tradurre tutto attraverso i mezzi della tecnologia che fortunatamente ci ha sostenuto in questo. Quindi se anche tu in qualche modo hai vissuto esperienze simili, anche di coppia per esempio, immagino le relazioni della coppia quando si sono le persone ritrovate a stare più insieme e non sempre è stato un incontro comodo con l'altro, perché ovviamente emergono quelli che sono gli aspetti non integrati, non risolti e quindi si amplificano anche in maniera più forte in questi stati di transizione, quindi non a caso sono aumentate anche le separazioni in quest'ultimo anno. Quindi questa restrizione apparente degli aspetti della nostra libertà hanno portato a galla quelle che sono le più antiche ferite che ci abitano e che in qualche modo condizionano il nostro vissuto emozionale. E quindi, se anche tu ti ritrovi in questa esperienza, che ripeto, puoi anche condividere per avere anche spunti e rendere interattiva questa trasmissione, allora sei nel posto giusto, perché adesso andiamo a vedere, proprio questa sera, che cosa si può fare di diverso, come compiere quel balzo evolutivo, quel balzo di coscienza che ci permette di transitare oltre questi aspetti e ritrovare quella potenza, quella grande forza, quella resilienza nella verità di ciò che siamo. E quindi per questo intendo dire è un viaggio che non ha mai fine, tra l'altro, perché il ritorno alla consapevolezza, il fatto di elaborare i nostri vissuti, di rivedere questi aspetti incompiuti di noi, è il lavoro di una vita, è l'opportunità di una vita. Quindi è come se in quest'anno, seppur molto forte, dove comunque anche la salute stessa è stata minata, è come un grande seminario spirituale in cui non ci siamo iscritti, ma ci siamo trovati a dover rivivere certe situazioni anche scomode, ma alla fine di ritrovare ovviamente delle chiavi. Sono chiavi di evoluzione. Io ho una profonda fede nella matrice e nella grande intelligenza che fa accadere tutto questo e fa sì che possiamo, grazie a questo, passare oltre. È necessario un grande cambio di paradigma. Questo per me è un fondamento. È necessario ritrovare i valori profondi dell'essere umano che vanno oltre a tutto quello che noi vediamo fuori. Però dobbiamo anche capire che il grande problema che noi abbiamo vissuto, Laura, non è di certo un problema legato ad una malattia. Cioè, non sarà stata la pestilenza il grande problema, come non lo è stato quest'anno questa malattia. Il grande problema con il quale ci stiamo confrontando è la paura. Ed è dalla paura che sono state permesse una serie di limitazioni che abbiamo accettato. Diversamente, in mancanza della paura, e nello specifico parlo di paura di morte, per esempio, inizialmente, che poi si è trasformata in un'incertezza, paura del futuro. E questo ha permesso molti sì a questa limitazione. Non si sarebbe mai potuto realizzare qualcosa di simile in condizioni normali, non l'avremmo mai accettato. Quindi è veramente il problema di un qualcosa di invisibile che ci può venire in qualche modo ad invadere, ad attaccare, o è un problema di fondo? Quindi la limitazione è una limitazione esterna a noi? O è semplicemente l'amplificazione che vediamo in maniera molto chiara di quelle che sono le nostre limitazioni interne? Perché ciò che accade fuori è uno specchio riflesso di quello che è già presente nella nostra interiorità. Quindi la vita è un'esperienza duale. Ciò che viviamo interiormente, le nostre corruzioni anche interiori, i nostri aspetti incompiuti, non compresi e non pacificati, vengono proiettati come in un film.
Quindi la vita è un fenomeno olografico, una dimensione 3D, rivedi tutto quello che a livello di percezione profonda non hai concluso. Quindi dobbiamo, per superare questo tipo di transizione, andare a capire le nostre corruzioni, andarle a vedere, a guardare e soprattutto, ripeto, a pacificare, a risolvere, perché altrimenti stiamo sempre in una onda continua di pensieri del passato, quindi le nostre paure, che non sono altro che appunto ripetizioni di memorie del passato, spinti verso poi la paura del futuro, ma non viviamo mai l'istante presente. E questo è un grande limite alla nostra libertà, perché noi seguiamo dei copioni ripetitivi, quindi dobbiamo anche capire che il problema non sta fuori, o meglio, è un'illusione quello che tu stai percependo da quel fuori, e è anche un'illusione pensare di trasformare il problema da una ribellione esterna. Parliamoci chiaro, la rivoluzione è interiore ed è una rivoluzione pacifica, è una rivoluzione di paradigma e di consapevolezza. Solo questo, sia a livello individuale che collettivo, ci può portare a grandi potenzialità, a far emergere quel progetto che siamo, che non è di certo un progetto che nasconde il sorriso, piuttosto che cela le nostre potenzialità, che sia in ambito finanziario, che sia in ambito relazionale o personale. Quindi quello che ho notato, per esempio, anche quando le persone mi riportano i problemi legati al denaro, sì, essendo che mi occupo anche di inconscio e denaro, sì, e di genealogia, ho notato che il problema non è mai il denaro in sé, perché il denaro è un concetto della mente, ma l'abbondanza è una realtà dell'anima, della potenza interiore. Quindi se noi andiamo a preoccuparci, sì, di denaro, in realtà capiamo anche che andando a vedere nella profondità dell'invisibile che regola la manifestazione, cioè quel problema è dettato dal tuo invisibile, scopriamo che nell'interiorità della persona ci sono dei blocchi in relazione all'espressione dell'amore, al dare, al donarsi, all'offrirsi nella vita, così come delle limitazioni a ricevere, a meritare, a godere. Allora il problema non è il denaro, il problema è quella parte limitata, contratta, che inibisce il flusso finanziario. Quindi l'abbondanza è una verità interiore che poi si palesa in quel fuori. Quindi il ritorno al flusso è un ritorno in primis alla consapevolezza, è uno stato di coscienza libero dalla paura. Paura significa conflittualità, significa non mi permetto di ricevere perché ho sensi di colpa, non sono nel diritto. Ti faccio degli esempi, anche quello che vivo attraverso gli allievi, per esempio anche dell'Accademia. Allora ci sono persone che vogliono fare questa professione, ma che magari hanno la paura di esporsi. Mi ricordo il caso di una donna, molto brava tra l'altro nelle sue competenze, ma oggi ovviamente tutto funziona in chiave digitale e quindi il mercato è un mercato online ora più che mai. E quindi la sua limitazione era l'incapacità di essere fluida in quell'esposizione, era pervasa veramente da un blocco interiore e non riusciva a comunicare la bellezza e la potenza che comunque in lei viveva. Sì. Allora è inutile parlare o fare i corsi, per esempio, non so, di video piuttosto che di strategie di marketing, se dietro all'origine c'è una contrazione, perché la paura contrae i nostri sensi, contrae la nostra libertà di espressione, ma soprattutto ci fa perdere quella che è un'inclinazione per me potentissima alla risalita e si chiama fede. La fede, nel momento in cui noi siamo paralizzati dalla paura, siamo paralizzati dalla nostra timidezza anche,
non la sentiamo, non la percepiamo, è come una riduzione dei sensi della connessione. E il concetto di fede è un concetto che potrebbe essere anche un po' travisato, per cui ti chiedo gentilmente di andare ad illustrare che cosa intendi come fede, perché molte volte sai c'è questa cieca fede ad affidarsi senza... Ecco, vorrei capire questo senso di fede. La fede non è innanzitutto un dogma religioso e non mi sto riferendo a questo, ma mi sto riferendo a un'unione tra mente e cuore, quindi all'unificazione con l'invisibile. Il concetto di fede è con me stessi, la fiducia di me stessi, la fede di noi stessi. In primis è la fiducia di noi stessi, quindi recuperare la relazione profonda con la nostra potenza interiore. E questo richiede contemplazione e richiede silenzio. Non a caso la meditazione è una via molto forte per sentire proprio la vita che scorre in te, la tua parte divina. E in primis appunto è un rapporto di fiducia con la nostra interiorità, o meglio di riassorbimento alla verità, e quindi di resa alla matrice, a ciò che profondamente siamo. Ma poi diviene una grande fiducia nell'intelligenza di questo invisibile che tu vedi che muove le fila degli eventi, anche se tu tenti di controllarli, per quanto tu tenti di barattare in qualche modo con la vita o di opporti rispetto a quello che ti accade, eppure accade. Oppure hai un desiderio e magari si realizza l'esatto contrario di quello che stavi desiderando, e non è casuale, perché c'è un inconscio che influenza il 97% di quello che ci accade, e se non andiamo a riprogrammare quella parte, continuiamo a reiterare quel copione che già conosciamo molto bene, che sono memorie che si ripetono. Quindi, dicevo appunto, era un esempio questo, la libertà di esprimere, per esempio anche nel proprio business, il valore che stiamo portando nella vita degli altri, quindi di comunicarlo proprio alla luce di un blocco interiore. Piuttosto che, mi ricordo, un'altra ragazza, un'assistita, che mi diceva: ho un grosso problema con le relazioni, mi ritrovo sempre a scappare dalle relazioni, mi sento soffocare ogni volta che entro in una relazione. E questa debolezza, questa limitazione alla libera espressione dell'amore, è una mancanza di libertà. Certo. E siamo andati poi a capire qual era la radice di questa sua fuga. Tu sai che quando noi viviamo delle esperienze emozionali molto forti, automaticamente c'è un'altra parte che si contrae, resiste a paura, ed è la mente che vuole controllare il processo. Quindi ogni volta che noi viviamo quell'espansione in chiave emozionale, allo stesso tempo come in una frizione, c'è un qualcosa che contrae. In questo gioco, in questa danza, vi è la potenza di una liberazione che ci attende al di là. Però dobbiamo accordare il cuore e la mente. E in questo caso c'era, per esempio, una storia di abbandono, perché ovviamente era una memoria molto forte che non le permetteva di abbandonarsi, appunto, e quindi di arrendersi a quell'amore, perché quella vulnerabilità poteva, per la sua psicologia interiore, costare cara. Certo. E quindi c'era un controllo continuo a questi sentimenti, ma più tu tenti di controllare, più tenti di mettere quei bastoni tra, diciamo, la via di espressione, e più si potenzia poi quell'esperienza, perché la vita ti richiama a quell'esperienza affinché tu la possa evolvere. Certo, continueranno quindi N esperienze, tantissime esperienze, fin tanto che non si capisce che bisogna sciogliere quella paura. Quindi è una paura mentale, fondamentalmente. Sì. E va come bypassare la mente in certi sensi, in questo senso, allora? Oh, ci sono infinite vie, beh, naturalmente tecniche, ma noi pensiamo per esempio alla musica. Quando noi stiamo ascoltando una musica, ovviamente sto parlando di musiche tipo 8:32, no, 4:32, sì, che quindi con certe frequenze che risuonano con la nostra biologia e con la nostra potenzialità di armonia, accade un qualcosa che la mente viene
appunto trascesa. Anche gli sciamani insegnavano queste antiche tecniche, per esempio di tambureggiamento, il suono del tamburo che ci porta ad oltrepassare le barriere mentali. Quindi la musica è sicuramente un Un veritario forte, sì, il musicale. suono quindi arriva dove deve arrivare, è molto curativo il suono, piuttosto che la creatività, tutto quello che muove le ispirazioni, le intuizioni profonde, la scrittura, l'arte, la danza, per esempio. Adesso mi vengono in mente, sì, elementi molto basilari che i bambini conoscono Che benissimo danno e gioia, che danno sì. gioia. Infatti, libertas, come infatti citavi all'inizio, che è proprio la condizione dell'essere liberi, la radice lib è la stessa di libidine, per esempio, di libido, quindi è molto connessa al piacere. Ecco quanto il piacere sia funzionale Alla alla libertà. libertà, perché è dal piacere che noi creiamo. Molti fisici quantistici hanno creato brevetti, soluzioni, proprio grazie a questa energia potentissima, l'energia di Eros, energia creativa. Certo. Quindi non dimentichiamoci che in noi c'è già tutto, ci sono tutte le risorse che, se lasciamo loro lo spazio per emergere, creano quel progetto infinito e potente che siamo. È come il seme. E che poi dà origine alla quercia, e quindi la quercia nel seme, il seme nella quercia. E sicuramente un albero è molto radicato a terra, ma allo stesso tempo è attratto dalla luce. Quindi la natura ci insegna il potere della libertà, intesa come radicamento. Che cosa significa per un essere umano essere radicati? Beh, il radicamento parte ovviamente dal conoscere la nostra storia ed averla poi pacificata. Per esempio, il perdono, non inteso come perdono religioso, ma come processo di comprensione e liberazione, è una via di libertà, perché mollo l'attaccamento. E da che cosa? Dal dolore, da tutto quello che mi tiene aggrappato, aggrappata al passato. Lo studio della genealogia, dell'albero genealogico, per esempio, è una via importantissima per capire quali sono i programmi che ti stanno influenzando, che stai vivendo attraverso la tua vita. Sì. Sono programmi inconsapevoli, Certo, inconsci. ricordiamo perché questo è importantissimo, perché l'aspetto della genealogia che è affascinante, tanto affascinante quanto complesso, Certo. e che non è, come dire, non è conosciuto. Quando un bimbo nasce in quella famiglia c'è un suo, possiamo dire, un campo morfogenetico. Questo sale anche dagli studi del biologo Rupert Sheldrake, che parla proprio, ed è cosa molto strana, lui inizia anche questo studio proprio osservando, per esempio, gli uccelli, le mandorle, come si muovono, non comunicano, ma sanno già attraverso questi campi, appunto, morfogenetici, di comunicazione sottile. Che per cui si vede come uno storno di uccelli viaggia nella stessa, si vede che sono perfetti, no? Si muovono nel cielo, nella stessa, si muove lo stormo in modo perfetto. E così in quelle che sono le mandrie, così in tantissime, in tutte quelle che sono le grandi famiglie, se noi le osserviamo, e così siamo noi, siamo antenne, captano in un modo incredibile e sottile quelle che sono le forze che arrivano dai nostri avi, dalla nostra famiglia, e senza che noi ce ne rendiamo conto, magari noi possiamo anche definirli istinto, ma in realtà sono poi delle forze che sottendono, perché ci sono, per esempio, delle forze, altre forze che sono state magari bloccate, ci sono delle. Come possiamo vederli in questo senso? Sono sempre dei traumi che sono avvenuti all'interno del nostro albero, quindi ci dirigono la nostra vita più, o meglio, la bloccano molte volte, e quindi è importantissimo, appunto, sbloccarle, scusate il gioco di parola, per fare in modo che possiamo essere liberi in questo senso. Sì, l'albero genealogico può essere un qualcosa che, se non viene conosciuto, ci può rendere anche prigionieri di un Certo. programma che poi tende a reiterarsi nel tempo e ovviamente delle varie generazioni. Sì.
Ma allo stesso tempo può essere un salto di coscienza incredibile perché nella misura in cui si prende consapevolezza del programma che stiamo reggendo, a quel punto c'è la grande opportunità di alleggerire quel peso, di restituire qualcosa ai nostri antenati dopo averlo compreso, quindi si compie quel balzo di evoluzione a cui siamo chiamati, si libera più amore, più saggezza nella nostra vita e finalmente ci si apre al nuovo. È impossibile creare un futuro radiante, un futuro appagante senza aver compiuto questo atto di pacificazione e di liberazione con i nostri avi e dunque con il passato. E quindi il passato va vissuto o visto semplicemente non tanto per radicarsi nell'analisi, cosa che personalmente non ritengo funzionale, perché altrimenti ci si identifica costantemente in una storia, ma per capire la radice dei nostri eventi, dei vissuti, così come spiego ampiamente anche nel libro, appunto, Io sono amore, che è uno strumento di liberazione da questo punto di vista, di partenza quindi da quelle che sono le ragioni che stanno dietro agli eventi, ma che ci spingono poi ad evolverci verso un fine più ampio. Quindi è importante sempre partire dal passato, ma per ergersi verso l'alto, quindi in un balzo di trasformazione, come quell'albero ben radicato, che nonostante la tempesta, ha la capacità comunque di rimanere ben stabile a terra, ma allo stesso tempo in questa sua inclinazione verso l'alto e verso la luce. Quindi sempre l'equilibrio dei due aspetti ci dà questa grande libertà. Così anche, per esempio, nelle relazioni tra genitori e figli, relazioni ovviamente sempre molto delicate, dove la libertà diventa, soprattutto nell'adolescenza, uno dei temi che poi coinvolgono i dibattiti familiari. Quindi il ragazzo, la ragazza che vuole conquistare il proprio essere adulto e quindi rovesciare quelli che sono i cardini e le regole familiari, eccetera. È normale, ci siamo passati tutti, però capire il processo, vedere quali sono le memorie che anche il figlio ci può riportare attraverso le manifestazioni, diviene un atto di consapevolezza, è un processo di grande libertà educativa. Quindi la libertà dalla paura tocca tutti gli ambiti dell'esistenza, così anche genera salute. Ricordiamo sempre che la nostra capacità di comprendere, di liberare quelli che sono i nostri conflitti e quindi di potenziare il nostro stato interiore, ovviamente producono anche nel corpo delle manifestazioni che sono coerenti. Quindi la libertà è un principio che tocca la bellezza, la salute, gli aspetti appunto di realizzazione professionale, di realizzazione sentimentale e quant'altro. La libertà è la nostra verità più profonda, è ciò che siamo, ma spesso ce ne siamo dimenticati. Allora cosa succede? Che si compiono quelli che io definisco gli errori, i classici errori in relazione alla libertà, che se vuoi vediamo, ora non so se devi fare la pausa, perché io sono un flusso continuo. Possiamo, abbiamo ancora quasi un quarto d'ora di Ah, tempo. Sì, ok. abbiamo quasi un quarto di tempo, quindi non c'è nessun problema in questo senso. Perfetto. Sì. C'è una domanda con riferimento a Luciana, ma eventualmente le vediamo dopo le domande, nell'altra seconda parte. Io continuerei su questa cosa importantissima, perché appunto, essendo il tema libertà e salto di coscienza, nel momento in cui noi andiamo a identificare dove non siamo liberi, dove siamo appunto catturati, siamo catturati da delle forze che, non, che sono dentro di noi e che ci auto-sabotano la nostra vita, credo che da lì è un punto fondamentale per poter di svolta, per poi cambiare interiormente in modo importante. Certamente, e lo vedremo adesso via via nello sviluppo di questa puntata come affinare questo processo di liberazione e anche alla fine sarò lieta, Laura, di mostrare un dono per chi ci sta ascoltando, proprio in relazione a questa possibilità che voglio che sia estesa il più possibile a più persone. Di sciogliere le briglie e andare veramente oltre. Quindi poi alla fine,
sarò lieta di farlo. Però prima di arrivare al dolce, sì, come sì. nei pranzi migliori, dobbiamo anche capire il processo. E personalmente, come già anticipavo prima, ho transitato attraverso diverse fasi fino ad arrivare a questa mia grande liberazione, che poi ovviamente si evolve costantemente, sì, giorno per giorno, però rispetto all'adolescente che ero, direi che ho fatto dei balzi interessanti. Però dobbiamo capire, appunto, in relazione anche a questo, quali sono gli errori che ci tengono in questa dimensione di involuzione, o meglio di inconsapevolezza, rispetto al potenziale che abbiamo, questo seme. Vogliamo farlo uscire affinché possa emergere in tutta la sua potenza e la sua totalità? Certo che sì, prima però occorre guardare che cosa stiamo facendo in questo momento per la nostra libertà. Qual è la tua storia e come stai muovendo la tua storia in relazione appunto alla libertà? Allora, interessante. Cosa stai facendo ora? Cosa stai facendo ora per contribuire a una libertà che in primis è individuale, ma che poi crea un'espansione a livello collettivo? Certo, perché sappiamo che nel momento in cui noi, qualsiasi nostra azione posta all'esterno, poi produce un eco che si di risonanza. Poi, di risonanza verso gli altri. E soprattutto nel momento, mi viene da dirti che nel momento in cui noi riflettiamo su cosa noi ora stiamo facendo per la nostra libertà, è comunque un faro che è rivolto verso l'interno, perché ci stiamo chiedendo ancora di nuovo sulla libertà, e quindi ci stiamo facendo questo tipo di domanda per capire, dobbiamo andare a capire se siamo liberi, è il primo passo, siamo liberi effettivamente oppure no in questo momento? Esatto, quali sono? Quali sono gli ambiti nella tua vita, tra l'altro, in cui magari senti una privazione, senti in qualche modo di camminare in quella scarpa che ti sta stretta? Dobbiamo averlo molto chiaro. Ma allora guardiamo quali sono appunto gli errori. Allora, in primis, io lo definisco la ricerca di un salvatore. Quando noi cerchiamo di trovare fuori, all'esterno, un salvatore che ci liberi, qualcuno che ci dia una mano a ritrovarci o a darci quello che ci manca. Quindi ovviamente la visione è sempre una visione di mancanza, come se noi fossimo incompiuti, incompleti e avessimo bisogno di qualcuno fuori che ci liberi. E non intendo qualcuno come guida, ma intendo, per esempio, a volte ci aspettiamo che il politico faccia qualcosa per noi, piuttosto che il datore di lavoro, il vicino di casa, il compagno, la compagna. Quindi sono ricerche all'esterno di recuperare parti di noi, e questa è una delle più grandi illusioni. Non sarai mai libero fino a che cerchi un qualcosa fuori, perché abbiamo visto quel fuori è già l'espressione di un qualcosa che stai emanando tu, quindi ne hai anche piena responsabilità. Quindi il primo segreto per uscire da questo errore, che poi diventa una ripetizione, è quello di recuperare innanzitutto la responsabilità, che è l'abilità di dare nuove risposte nella nostra vita partendo dalla maestria interiore, cioè dalle risorse che già sono in te, c'è già tutto in te, devi solo creare la spaziosità affinché possano emergere. Per questo, Laura, è evidente che ci vuole ascolto. Non possiamo pensare di trovare soluzioni dentro senza creare momenti di percezione, di sentire, ascoltare. Infatti, quello che noto nelle persone, anche attraverso le consulenze che mi fanno fare anche delle grandi esperienze in questo senso, è l'incapacità di contattare le proprie emozioni. Talmente fagocitati dal fare, dalla ricerca esterna, ci si è dimenticati di noi, cioè hai perduto il ricordo di te attraverso il sentire. Come ti senti in quella situazione? Che cosa stai percependo attraverso quell'evento che tu definisci il problema, ma che
in realtà ha delle chiavi per te incredibili di liberazione e di risveglio, ma se non ti fermi a sentire o deleghi a qualcuno che sta fuori il potere di darti una direzione, la soluzione, la fretta poi, la fretta di liberarsi dal problema. Quindi cerco qualcuno fuori per non sentire ciò che mi appartiene, ciò che sto vivendo attraverso quell'esperienza. È chiaro che poi la vita nella sua intelligenza te la farà risentire, un gioco di risentiti ripetitivi fino a che la lezione non viene appresa, compresa, integrata. Quindi è un gioco di inclusione costante, ciò che accade fuori lo riporto attraverso il sentire, che richiede la partecipazione di un organo fondamentale, il tuo cuore, che si unisce alla tua mente. Quindi non è solo pensare al problema, ma è sentire ciò che quel problema sta rivelando in te. Quindi una grande indipendenza emotiva, che è il gioco dell'adulto, non del bambino. È il bambino che delega alla mamma, al papà. Da un punto di vista biologico è corretto in età infantile, ma quando siamo adulti dobbiamo recuperare la grande indipendenza e autonomia. Ed è per questo che poi molte volte questo si traduce, per esempio, anche in relazioni sentimentali che hanno della tossicità, nella misura in cui io dipendo da qualcuno. La mia felicità la faccio dipendere dall'altro, delego all'altro e poi lo carico di un'intensità di aspettative e di pretese. Perché se io sono un incompiuto e cerco soluzioni fuori, io cerco di reintegrare attraverso te quello che manca a me. Ma è un lavoro troppo forte anche per l'altro, nel senso che colui o colei che incontriamo non è lì per occupare i nostri spazi vuoti, ma forse per scambiare, in chiave anche evolutiva. È un dono, l'altro. È certo. È un gioco di doni, una danza che viene fatta assieme, non di mancanze, perché se diventa un, come dire, riempire il vaso vuoto dell'altro, oppure io metto è sempre siamo nella mancanza. Uno più uno per me nella coppia da tre, ma se c'è uno che toglie all'altro diventa difficile poter proseguire. Oppure c'è un percorso, ma che probabilmente c'è un percorso, sì, che poi durerà quel che durerà. Ma torniamo a questa cosa importantissima. Quindi dell'aspetto della ricerca di se stessi attraverso il sentire il cuore, Michela. Sì. Perché laddove io non sento me stessa e quindi sono incapace di sentire le mie mancanze di libertà, e questo avviene con il recupero del sentire, uno mi potrebbe dire, ma come faccio a sentire di cuore? Che cosa significa questa cosa? Come faccio a recuperare questo sentire? Perché una persona che è molto nella testa, che è molto nella ragione e che è nella paura, appunto, blocca qualsiasi tipo di sentire, che può essere un sentire del corpo e quindi non riesce neanche a percepire se stesso in certi momenti perché si blocca completamente. Come può essere e come fa a sentire il cuore laddove non sente addirittura il suo corpo? Allora, è evidente che sentire attraverso il cuore ti richiede quello spazio di silenzio e di vuoto che va oltre alle tue azioni, al tuo fare. Facciamo un esempio. Quando tu sei di fronte a un tramonto e stai godendo e contemplando quel tramonto, tu sei nel senza spazio e senza tempo in quel momento e godi di quell'esperienza che trascende un po' i tuoi processi mentali e senti questa grande apertura. Oppure vai in un bosco, senti il profumo dei pini, ti immergi in quella fragranza e in un certo senso in quel momento c'è una totale apertura di te alla vita. Un'espansione incredibile. Quindi ti senti tutt'uno con quell'ambiente, con quella situazione. Quindi la natura ci restituisce la nostra più profonda verità, anche il fatto di sentire il profumo di un fiore, immergersi in quella fragranza e chiudi i tuoi occhi e sentirai questo stato estatico che trascende la mente. Banalmente quella è già un'apertura di cuore. Oppure guardi il tuo micio, il gattino che hai a casa, il cagnolino, e senti subito questa empatia, questa tenerezza. Si aprono i tuoi canali
e si apre il tuo cuore, così come di fronte all'innocenza di un bambino. Ecco, dobbiamo tornare a questa neutralità per sentire ciò che siamo profondamente e questa coerenza, questo stato di coerenza, anche abbracciando un albero, che è diventata tra l'altro una tecnica che i giapponesi propongono e conoscono molto bene, ma ci fa così bene sentire la potenza di quella natura che si erge e che si esprime attraverso te in una fusione. Camminare a piedi nudi nell'erba, sto parlando di cose semplici, non è solo quando guardi e incontri lo sguardo di un amato, non è solo questa l'apertura di cuore, è proprio una relazione con la natura e con le tue percezioni più profonde. E qui si apre quello che secondo me è il secondo errore nei confronti della libertà, che è quello di tentare di compensare il vuoto che percepiamo. Ti faccio un esempio. Quando, per esempio, corre. Io direi che aspettiamo perché abbiamo praticamente pochissimi secondi prima Sì. della pubblicità e quindi teniamo questo esempio dopo quello che è il nostro incontro. Io vi ricordo che Tiferet Radio Gamma 5, stiamo parlando con Michela Crivellaro, il tema è libertà e salto di coscienza, per cui stiamo assieme ancora fino alle 21:30. E per cui ci sentiamo fra pochissimo dopo quello che è lo spazio di pubblicità. Grazie. In questo momento 300 canali televisivi in tutta Italia stanno trasmettendo questo messaggio. Le radio e le televisioni locali protestano contro le misure del governo e del Ministero dello Sviluppo Economico per la chiusura forzata di 899 emittenti radio e TV locali e la perdita di 3.600 posti di lavoro. Questo emittente dice no al DPR 146-17 e al DL Signora 34-2020, che assegna importanti somme di sostegno a circuiti Giulia, lobbistici, lasciando lei fallire il rimanente facciamo settore. questi In questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, il ruolo della radio e errore, televisione secondo locale è errore. stato ed è fondamentale nell'informazione locale, ma lo è anche nell'intrattenimento durante E la poi facciamo quarantena, discorso del con balzo di programmi coscienza. realizzati appositamente per fare compagnia Sì, a che chi poi passa un significa filato a rimanere coscienza. in casa per molte settimane. Ok, sì, Concetto. Il posso anche diritto includerlo. costituzionale di Scusa, lo posso informare e includere di mentre esprimere. parla. Sì, Ok. non si tocca. Ricordo che Radio Gamma 5 si sostiene grazie al contributo di noi tutti. Il versamento può essere fatto su un conto corrente postale, questo è il numero 2538 6459, oppure tramite bonifico bancario e credito cooperativo di Campodazio. In questo senso invito ad andare a vedere l'IBAN sul sito della radio, che è www.radiogamma5.it, nella sezione Sostieni la radio. La terza modalità è quella di portare direttamente il contributo agli incaricati preposti della radio, che sono solo e soltanto i membri del Consiglio di amministrazione. La cooperativa Gamma 5 ringrazia tutti coloro che concorrono in queste varie forme a dare contributo alla vita di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 finalmente si salva. Domenica 4 luglio si organizza un'escursione in motonave nella laguna di Venezia partendo dal fiume Sile. Per info e altro andate nel sito della radio www.radiogamma5.it oppure chiamate il numero 329 00 38 988. Consegna Gas Padova 19 giugno 2021 dalle ore 15 alle 18 con la presenza di Biobanchetti.
L'ordine extra di prodotti della Sicilia, abbiamo limoni in cassa da 6 kg, melone retato da circa 1 kg, mini angurie da circa 3 kg, nettarine in plateau da 3,5 kg, pesche in plateau da 3,5 kg, patate novelle in cassa da 6 kg, peperoni rossi e gialli in cassa da 2,5 kg, zucchine in cassetta da 3 kg, melanzane in cassetta da 2,5 kg, noci con guscio da 1 kg, mandorle sgusciate in sacchetto da 1 kg, nocciole sgusciate in sacchetto da 200 grammi, olio varietà intensa, delicata, in tanica da 5 litri, vino nero d'Avola in box da 3 litri, tonno pina gialla in olio bio vasetto da 300 grammi, acciughe, sgombro, spada in olio bio vasetto da 200 grammi, capperi sottosali, busta da 150 grammi. E poi abbiamo anche la frutta stagionale del Veneto, albicocche varietà Orange Rubis, vaschetta da 1 chilo, e anche le ciliegie varietà Durone Ferrovia, vaschetta da 1 chilo. Biodinamiche invece del Trentino abbiamo i mirtilli varietà Duc, vaschetta da 500 grammi, succhi mela, mela zenzero, mela. Allora abbiamo, scusate, succhi mela, mela, mela zenzero e mela arancia in box da 3 litri, gallette mais e marmellate. Allora, per le prenotazioni è Fabio al 328 63 32 323. Sempre lo stesso gas, sempre del 19 giugno 2021, dalle sempre alle 15 alle 18 è possibile anche prenotare prodotti caseari pugliesi. Infatti abbiamo stracciatella da 250 grammi, burattini da 250 grammi, mozzarella di bufala da 500 grammi, formaggio di capra stagionato a 24 euro al chilo. Per info chiamate Mario 338 35 170 99. Ciao Mario. Banchetto parlante, io non mi vaccino perché mercoledì 16 giugno 9:12 dalle 9 alle 12 Via Gobetti all'incrocio con Via Donati ad Abano Terme, ospiti parlanti Michele Rizzo, attivista 3V di Padova, Lorenzo Rizzato, coordinatore 3V Padova, Alfredo Belluco, presidente Confederazione Contribuenti Veneto. Vi aspettiamo, questo appunto è mercoledì 16 giugno dalle 9 alle 12. Gas Associazione Franco Carrara 76, prenotazioni aperte a tutti per la consegna di sabato 26 giugno in sede radio. Dalle ore 11 alle 18, mirtilli, albicocche, ciliegie, meloni, anguri, noci, parmigiano reggiano 24 mesi tagliato a mano, gallette e raggi di sole, vari succhi di mela. Per info e prenotazioni 347-6618-523. E poi prenotazioni aperte a tutti dagli integratori formulati dal dottor Stefano Montanari. No sintetici, non sono sintetici, per dare una grossa mano alle nostre difese immunitarie in piccola parte al microscopio e radio gamma 5. E abbiamo questi prodotti: Vital C, Robur, Collegia Iscus e novità Delta K a base di vitamina D e vitamina K. Per info e consegne 347-6618-523. Allora, sabato 26 giugno in sede radio, Alè il gas che non fa rima con Green Pass, dalle ore 11 alle 18 consegna nuove liste e prodotti prenotati, compresi gli integratori di Montanari con la New Entry vitamina D e K. Donazione di piantine da orto da seme antico, 4 chiacchiere con Tiziano Fantinelli e gruppo Coltivar condividendo. Pranzo collettivo all'aperto a base di orzotto e insalata di cereali. Nel pomeriggio, saggio melone e anguria, presenti in laboratorio Pim Bimbi a tutto intreccio. Ormai tutti voi conoscete la vicenda che ha coinvolto il dottor Cava, Roberto Gava, e sulla quale trovate comunque ogni informazione nel sito www.amicidigava.it, gestito dal Comitato Pazienti e Amici del dottor Gava. Unico scopo del comitato è aiutare il dottor Gava ad affrontare la situazione in cui si è ritrovato per aver divulgato informazioni di medicina naturale e per aver combattuto
contro i conflitti di interessi e i poteri economici che stanno distruggendo l'arte medica, l'etica sanitaria e di conseguenza la nostra salute. Il dottor Gava ha pagato di persona per essersi battuto a difesa di una medicina più personalizzata, integrata e umanizzata, a salvaguardia nostra e delle nostre generazioni. Riguardo a quest'ultimo aspetto, ricordiamo che recentemente è uscito il suo libro Proteggersi dalle infezioni virali, aumentare le difese immunitarie per prevenire e curare le infezioni virali. Vi chiediamo di leggere questo libro e di aiutarlo a diffondere questo testo, ma anche gli altri suoi libri, articoli, podcast e videocorsi, che sono strumenti molto utili anche per affrontare l'attuale situazione sanitaria. In questo modo potrete contribuire a sostenere concretamente il dottor Gava, aiutandolo anche sul piano della divulgazione dei suoi studi, che è quanto a lui sta maggiormente a cuore. Per avere informazioni sulle sue attività potete visitare il suo sito www.robertogava.it iscrivendovi alla newsletter. E poi abbiamo una serie di persone che cercano lavoro. Qui abbiamo Gladys, che dice: signora africana da più di 15 anni in Italia, referenziata, cerca lavoro come badante in zona Vicenza, ma disponibile anche a spostarsi. Gladys, il suo numero è 351-0561-590. E poi abbiamo Angelo di Massanzago, 63 anni, ma pochi contributi, chiede qualsiasi lavoro per vivere, confido nel popolo di Radio Gamma 5, il suo numero è 348 28 60 005. Grazie. Signora italiana, ex infermiera disponibile per assistenza ad anziani e malati disabili, in zona Padova e limitrofi, 329 015 9811. 19, scusatemi, ripeto, 329-015-9819. Francesca cerca lavoro. Livio, 58 anni, da oltre 30 anni lavora nel settore della ristorazione come direttore di sala, disposto a fare qualsiasi lavoro, è di Santa Maria di Sala, ringrazia tutti coloro che lo possono aiutare, il suo numero è 389-6113-366. Renata, persona affidabile con esperienza, cerca lavoro disponibile di giorno e di notte come assistente a casa in ospedale, anche per pulizia di casa o per stirare, referenziata e patentata. Il suo numero è 338-5676-443. Tiferet, Radio Gamma 5, torniamo in diretta. Queste le iniziative di questa nostra cara radio. Oggi, 14 giugno 2021, sono in compagnia di Michela Crivellaro. Parliamo di libertà e salto di coscienza. Michela, la prima parte di questa nostra puntata è già volata. Abbiamo circa 10-12 minuti ancora per poter far capire cos'è questo salto di coscienza. Ce l'avamo lasciati prima dell'intervallo con gli esempi sugli errori che possono avvenire nel momento in cui appunto noi siamo all'interno di una comprendere noi stessi. Sì, era il secondo errore, appunto, compensare e rifuggire il vuoto. Quindi stavo facendo degli esempi. Quando noi scappiamo da noi stessi, il vuoto intendo una relazione profonda col silenzio anche, Sì. e scappiamo da noi stessi attraverso distrazioni che possono essere dallo shopping compulsivo al cibo piuttosto che alle dipendenze, all'uso di alcol. Per esempio, si sta vedendo anche un forte incremento anche nei giovani di uso di alcol, di sostanze, eccetera, che poi sono degli anestetizzanti rispetto al dolore. Ecco, questo è un grande errore perché ti priva sempre di più della tua libertà personale, intesa come libertà di essere, quella tua natura autentica che si esprime, e non di fare o avere spazi esterni. L'abbiamo visto, insomma, ne abbiamo parlato fino ad ora. Quindi questo è sicuramente un errore che ha un prezzo molto alto, perché poi ovviamente perdiamo o comunque ci disconnettiamo da noi stessi in profondità. La coscienza è quell'intelligenza che regge le nostre vite e che, se anche noi tentiamo di controllarle, in qualche modo fa accadere degli eventi che non sono magari quelli che desideri più profondamente, ma è esattamente quello che ti serve per aprirti.
La coscienza è quella matrice che se tu ti ferisci un dito, in qualche modo accade quel ricucirsi della ferita e il giorno dopo vedi la crosticina. Non l'hai deciso, non l'hai definito tu, non hai dato tu gli ordini, ma esiste una matrice che fa accadere da sé quel respiro, quel battito di cuore, quello scambio delle tue cellule, qui, ora, adesso. Puoi esistere anche senza dover controllare l'istante, ma semplicemente abbracciandolo. Ecco, la coscienza è ciò che sei profondamente, non è la tua identità che pensi di essere, il tuo ruolo, eccetera, ma è consapevolezza, è quello spazio, quello sfondo di coscienza, di consapevolezza che regge i tuoi eventi. E se non torniamo a questo sfondo, a sentire, a percepire attraverso il vuoto, l'immensità di quella pace, di quella stabilità, tu non troverai mai la sicurezza o la stabilità in quel fuori, perché manca il radicamento nella più profonda stabilità. Quindi Certo. le compensazioni. Poi un altro errore che è quello di resistere sempre di più nei mari in tempesta, quindi continuare a stringere i denti e ad aumentare la resistenza. La chiave è diminuire lo stress, non aumentare la resistenza. È capire quale sia lo stress, ovvero la tensione che sta muovendo quell'evento. Ecco la ricerca interiore, ecco la conoscenza delle proprie emozioni e quindi il recupero di quelle corde interiori che puoi dipanare. Sei tu che puoi in qualche modo contribuire alla trasformazione degli eventi. Quindi non dobbiamo resistere. Dobbiamo esistere attraverso appunto una rielaborazione anche delle nostre emozioni. Ecco il lavoro su di sé, quanto sia importante la comprensione delle emozioni. Non c'è cultura in questo senso. Anche per esempio la rabbia, che è un'emozione o comunque una risposta biologica in forte aumento, ma che è anche una forza creativa molto potente, che se usata e canalizzata, indirizzata bene, ci porta a una grande espansione e autoaffermazione, per esempio. E poi quando io leggo, per esempio, i manuali di attrazione, che in qualche modo per me sono di un paradigma anche già bypassato, perché? Perché se noi non lavoriamo su ciò che noi tendiamo a respingere più che ad attrarre, hai voglia te a dire voglio attrarre questo. Io che lavoro per esempio anche sull'anima gemella, persone che arrivano perché hanno degli incompiuti sentimentali, mi chiedono come faccio a poter cambiare questa situazione e ad attrarre una persona giusta per me. Beh, innanzitutto, più che attrarre, visto che è già tutto presente come seme di potenziale, dobbiamo capire quale parte di te lo sta respingendo, che per me è molto più importante, perché se non ho la determinazione a ottenere o diciamo l'apertura a meritare, è evidente che c'è contrazione poi e che c'è una reiterazione degli eventi. E poi un altro errore, nonché l'ultimo di cui volevo parlare, è il senso di colpa e la paura del giudizio, che sono due inibitori molto importanti alla libertà, perché il senso di colpa, tra l'altro ne abbiamo evidenze anche a livello collettivo, no? Di questa declinazione che ci porta a rinunciare ai nostri diritti in nome di un qualcosa che viene definito da un inconscio collettivo o da un ambiente familiare, da una lealtà invisibile, eccetera. Il senso di colpa non è la tua vera natura, non ha a che fare con ciò che sei profondamente, ma con un programma ereditato a livello di educazione fuorviante. E quindi se non liberiamo tutta l'energia che abbiamo trattenuto, anche a livello di istinto, di naturalezza, di espressione, proprio in nome del senso di colpa, è evidente che non possiamo sentirci liberi. Lo stesso modo, la paura del giudizio, quindi essere sottomessi alle opinioni degli altri senza radicarsi nella propria verità e Nel proprio sapere, nel proprio sentire, lì torniamo sempre nel proprio sentire, dalla esattamente. dimensione di chi siamo noi, quindi non aggrapparci al giudizio degli altri. Poi
sentire e percepire la propria vera natura e farla parlare, esprimere in una armonia, tra l'altro, che si crea interiormente e che di conseguenza fa sì che anche l'altro ti veda nella tua autenticità e forse sostenga proprio quella tua verità. Cioè è molto più facile una vita nel flusso che non una vita intrisa di corruzioni. Quindi è un po' questo per me, la svolta in termini di salto di coscienza, unificare gli aspetti di liberazione emozionale con gli aspetti di evoluzione spirituale. Avremo bisogno di guide, di mistici in questo momento a dare soluzioni, perché, i grandi maestri spirituali di tutti i tempi hanno sempre parlato di questo e non solo, della libertà, la vera natura, la potenza interiore, quel seme e quella legge di emersione nella non dualità, ma oggi siamo troppo distratti, ripeto, dalla paura e ci siamo persi quel progettino interiore che è già presente ed è già potenzialmente attivo per essere espanso, esplorato e liberato. Quindi, ovviamente, puoi farcela da solo. Diversamente, magari c'è chi ha già compiuto i passaggi e quindi può farci da guida. Io a mia volta ho dei mentori, ho sempre avuto delle guide anche spirituali in questo senso che mi hanno permesso di accelerare il processo. C'è bisogno in questo senso perché chiaramente qualcuno che ci possa dare queste indicazioni di dove andare per anche per sentire meglio noi stessi, per poter collegarci a quello che è una visione diversa, è fondamentale, certo, sicuramente. Le guide sono fondamentali in questo senso, ci danno la possibilità Di di visione, di direzione e soprattutto di passaggi già compiuti da loro che quindi facilitano il tuo. È come dire, se ho voglia di un piatto di riso, non debbo per forza creare una piantagione di riso, ma lo vado a comprare. Allo stesso modo, quando desideriamo sciogliere, dissolvere un qualcosa che ci sta attanagliando, probabilmente c'è anche chi ci può dare una mano in tal senso. Ecco, questo è il mio mestiere naturalmente, ma ho creato questo manuale, Io sono amore, il mio libro, proprio per arrivare a chiunque desideri con sincerità fare questo percorso di riavvicinamento alla propria verità, ma soprattutto di liberazione. Quindi è un manuale di liberazione, è un manuale da tenere nel comodino nei momenti più scomodi o nei momenti in cui si ha voglia e si ha sete di nutrimento spirituale e anche emozionale. E come dicevo all'inizio, avrei piacere anche di dare un dono a chi ci ascolta. Ho pensato che appunto questa sera è una sera un po' speciale, il mio ritorno a Gamma 5 è un tema che per me è un tema molto molto caro e che soprattutto ci apre una prospettiva di speciazione, di rivoluzione di coscienza, una prospettiva collettiva, perché noi tutti se siamo qui e se siamo accomunati da questo sentire è perché lo desideriamo, questo nuovo mondo, questa realtà in cui possiamo finalmente tornare a casa e sentirci a casa. E allora per i nostri ascoltatori, per chi ci sta ascoltando, voglio offrire, per chi desidera leggere il mio libro, un dono e quindi una meditazione che è una riprogrammazione inconscia per vincere la paura. Eh Interessante. sì, quindi a tutti coloro che desiderano leggere questo testo, che ripeto è un manuale per l'anima, proprio alla luce di tutto quello che abbiamo visto, e per ritrovare le soluzioni di una nuova direzione, di una nuova chiarezza e soprattutto di liberazione di amore e saggezza, C'è questa lo dono, possibilità. sì. Quindi io sono amore, questo è il testo, il libro di Michela Crivellaro, che poi c'è appunto questo dono di questa meditazione di liberazione profonda che viene dato insomma in più Sì. con l'acquisto del Sì, libro. direttamente dal mio sito. Ah, Il mio ecco. sito è www.michelacrivellaro.it, quindi nella sezione proprio del libro si può acquistare il libro, poi nella sezione corsi c'è la meditazione e nel carrello, perché è un e-commerce a tutti gli effetti, basta applicare il coupon Radiogamma e di conseguenza la meditazione viene data gratuitamente, un Bello, regalino, che sì, a bello tutti gli questo codice, ascoltatori, con che bello, gioia. grazie, Sì, grazie sì, sì. Michela. E questo lo lascio aperto fino a giovedì mattina, in modo tale che chi anche ci ascolta in differita ne Possa possa raggiungerti, usufruire, sì. certo.
bella questa cosa. Ascoltami, io avrei una domanda, vediamo se riusciamo in un Vai. minutino. Allora, Luciana scrive: può spiegare meglio della genealogia dell'albero genealogico per cortesia? Io non ho conosciuto mio padre, essendo figlia di ragazza madre, e porto il cognome di mamma. O meglio, conosco chi era ma mai incontrato e non riconosciuta né da lui né da tutta la famiglia, e questo in questo momento della mia età di 56 anni mi fa male interiormente. Grazie, Luciana. Allora, il fatto che non ci sia stato il riconoscimento non significa che non ci siano le memorie biologiche ed emotive di questa persona. Noi siamo portatori, dal momento in cui accade il concepimento, Sì. di memorie emotive transgenerazionali non risolte. Se nella genealogia, per esempio, se andassimo indietro nelle generazioni precedenti, vedessimo che magari ci sono padri assenti, mariti assenti, quindi situazioni di, o anche di vedovanza, magari in età prematura, quindi donne che hanno perso il marito, pensiamo alle transizioni in cui ci sono state guerre, in cui gli uomini si spostavano per le guerre, eccetera. Probabilmente vedremmo che questa memoria si è ripetuta nelle generazioni. Parlo per esempio della memoria della mamma, Sì. che poi tu rivivi attraverso la tua esperienza, attraverso l'assenza di energia maschile, vuoto di energia maschile. Ciò non significa che tu non stia riportando comunque degli elementi di memoria del padre, anche se non ne conosci il nome o non l'hai conosciuto in vita. E questo lo rivedi attraverso gli eventi che ti creano contrazione, rabbia, dolore, nelle relazioni, per esempio, in cui magari incarnando proprio l'assenza dell'energia maschile, magari siamo anche in lotta con il maschio. Sto parlando a livello inconscio e non Certo. consapevole, quindi magari non c'è appagamento nella vita relazionale. Sono degli esempi per far capire come poi le memorie transgenerazionali lavorano nel qui e ora, negli aspetti appunto del presente, del quotidiano, piuttosto che un, non so, un problema con il datore di lavoro, eccetera, perché è una reiterazione di una memoria e di una rabbia interiore. Ora, ovviamente, per parlare di genealogia in modo Bisognerebbe completo dovremmo una dedicare puntata, una almeno una puntata, puntata, però forse era sì. per rispondere a questo, che quindi lo vedi attraverso appunto la tua relazione con il maschile, il tuo dolore di profonda solitudine, che è un peso transgenerazionale che si può portare a livello emotivo, ma che può Memoria, essere sciolto. Cioè, il certo. bello di tutto questo è che attraverso lo studio e la decodifica biologica, quindi anche il mio metodo, si può sciogliere quello che è il peso, dunque il dolore, e liberare un nuovo potenziale, perché la vita ha un senso, sempre e comunque, e ha un progetto senso. Quindi tu sei stata voluta, desiderata da una matrice, chiamala universo, Superiore, cosmo, certo. eccetera, che è una matrice superiore. Se poi il padre non ha saputo cogliere anche una sua opportunità di espansione della propria forza nella genitorialità, ciò non significa che tu non abbia la tua preziosità e il tuo valore, perché ti è stato dato un posto, una collocazione, un'identità, comunque da una forza superiore. E questa è la tua potenza in quel concepimento accaduto in un miliardesimo di secondo. Stupendo. Grande donna e professionista Michela Crivellaro. Grazie, ciao Ada. Grazie, grazie di cuore. Noi abbiamo praticamente terminato anche questa puntata che è volata, Michela. Io ti ringrazio davvero. Ricordo ancora allora questo dono che Michela Crivellaro fa ai nostri ascoltatori, radioascoltatori. Andate su, nel momento in cui dovreste appunto il libro Io sono amore, c'è anche da inserire il codice Radiogamma. E da qui c'è anche una meditazione gratuita. Perfetto, che bello questo regalo, grazie davvero Michela. Grazie. Io non posso che salutarti, ti ringrazio, e con un invito che adesso formalizzeremo in quello che potrà essere una prossima data, non vedo l'ora Grazie, grazie per l'estate. a tutti, e che sia un bellissimo progetto di emersione di quel seme potente nella libertà e soprattutto sciogliendo le barriere che ci limitano ad espandere il nostro amore. Grazie a tutti per l'ascolto e a presto. Grazie Michela, davvero, grazie. Un buon rientro. E noi ci sentiamo invece con Tiffer.